Buongiorno a tutti, siamo al consueto appuntamento settimanale, una settimana che si chiude, che si sta per chiudere molto intensa, e una settimana che si apre che sarà altrettanto intensa dal punto di vista del numero degli appuntamenti che la segreteria mi ha fissato e che però sono tutti per lo più appuntamenti che hanno a che fare con questioni molto specifiche, molto puntiforme, che riguardano singole persone, per cui credo di scarso interesse per l'intera città, e del cui elenco quindi vi risparmio. Ce n'è soltanto uno di appuntamento che riguarda invece l'intera città la settimana prossima, ed è il consueto appuntamento ormai con cadenza quindicinale con la società Turra, che sta costruendo il nostro palazzetto, e ci faranno il consueto aggiornamento delle procedure, più che dei lavori, perché i lavori li vediamo a che punto sono, ma invece le procedure, che purtroppo in opere di questo tipo sono anche quelle importanti, stanno procedendo, e quindi abbiamo bisogno di un aggiornamento costante. Quella che si chiude, per cui più che parlare della settimana prossima, in questo caso vorrei approfittare di questo appuntamento per parlare della settimana che si è chiusa e per raccontare un po' di questa incredibile esperienza che abbiamo fatto insieme io e due componenti di giunta, insieme ai rappresentanti della RSU della Eleca, a Porto Scuso, in Sardegna. Siamo andati a conoscere questa realtà, dove c'è un sindaco che mi assomiglia molto, perché è un sindaco civico come lo sono io, non sostenuto da alcun partito, anzi che ha messo fuori gioco un po' tutti i partiti, come abbiamo fatto noi qua a Cantù, e che ha una realtà di difficoltà economica davvero enorme. Per nostra fortuna difficoltà molto maggiori rispetto a quelle che abbiamo noi, ma con molte somiglianze e similitudini. Cioè, il lavoro ormai manca in Sardegna, storicamente, cronicamente, da sempre, ma comincia a mancare anche da noi. Allora abbiamo voluto costruire questo ponte fra noi e quel territorio. Adesso li aspettiamo come nostri ospiti, verranno qui in delegazione come abbiamo fatto noi andando da loro, loro verranno qua prima di Natale, insomma entro la fine dell'anno. Ed è stata un'esperienza davvero incredibile, perché ci ha fatto conoscere direttamente una terra e della gente che sono incredibili. Tanto la terra, Sardegna, questa parte bellissima di Sardegna, Sardegna è tutta bella, ma questa parte in particolare ha dell'incredibile, e della gente che lì vive, che per molti versi a mio avviso è molto simile a noi brianzoli, perché ha davvero il culto del lavoro, è gente abituata a lavorare sodo in situazioni molto difficili, e per cui insomma è stata davvero un'esperienza molto bella. E quando poi li ospiteremo fra qualche settimana qua da noi, anche gli altri canturini, i miei concittadini che vorranno rendersene conto, potranno personalmente verificare quanto sto dicendo. Poi c'è stato questo momento inaspettato di ieri, con un invito alla trasmissione di Rai 1 La Vita in Diretta, a cui faccio volentieri riferimento, anche perché vedo che vi è arrivata una domanda da parte di due nostri concittadini, Maurizio e Massimo, che mi chiedono di dire se ho qualcosa da aggiungere rispetto a quanto sono riuscito, dico sono riuscito perché poi i tempi della televisione sono tempi molto stretti, sono riuscito a dire ieri in diretta questa trasmissione. Che cosa ho da aggiungere? Ho da aggiungere quello che lì mi è mancato di dire, ribadire intanto che per quanto mi riguarda questo paese, in questo momento davvero non funziona praticamente più nulla. Io sono più che convinto di questa cosa, non da oggi, da tempo, ma adesso che faccio il sindaco sono ancora più convinto. E per ricominciare a far funzionare questo paese, la cosa peggiore che si può fare è quella che questo governo sta facendo. Ieri, quando dicevo che questo è un governo pazzesco, folle, e devo aver detto anche forse il peggior governo che abbiamo avuto in questo paese, e questa è un'affermazione forte ma in parte vera. Per certi versi questo è il governo peggiore che noi abbiamo mai avuto nella storia della Repubblica, sotto quale punto di vista? Sotto questo punto di vista. Questo è un governo che non ha l'assillo di dover conquistarsi il consenso popolare e quindi può fare quello che crede, tanto nessuno dovrà mai votarlo, non è stato votato e non dovrà essere votato in futuro alle prossime elezioni politiche, per cui fanno quello che gli pare. E quindi si prendono una libertà che nessun altro governo si era mai preso, cioè la libertà di essere forte, molto forte con i deboli e debole invece con i forti. Non c'è una misura assunta da questo governo che abbia intaccato quelli che taluni chiamano i poteri forti, non ce n'è una, non ce n'è una, soprattutto quelli finanziari. Peraltro questo governo
nella sua composizione è composto da persone che molte provengono esattamente da quegli ambienti e quindi non sorprende neanche tanto. E invece è molto forte con i deboli, con delle scelte che rendono ancora più difficile la vita a chi già fa fatica a tirare fine mese. Per questo, ribadisco, io credo che questo, sotto questo profilo, sia il peggior governo che noi abbiamo avuto. E il fatto che siano tutti professori non significa proprio niente, perché per fare delle cose male si può essere anche dei professori da bocconi. E quindi di questo io sono molto convinto, è la cosa che mi mancava dire ieri, la dico adesso. Poi vedo che c'è un'altra domanda, alla quale anche rispondo volentieri, di due ragazze cantorine neolaureate, Beatrice e Roberta, le quali mi dicono, mi scrivono: caro sindaco, dicono che l'anno prossimo ci sarà la ripresa. Ci sarà qualche possibilità in più per noi giovani laureati per trovare lavoro? Io non faccio di mestiere l'analista economico, mi limito a fare il sindaco. Dal mio personale osservatorio di sindaco e dal mio anche osservatorio professionale, oltre che dall'osservatorio che tutti abbiamo, che è quello del comune cittadino che cerca di documentarsi, informarsi, capire che cosa gira nel mondo che gli sta intorno, che cosa accade nel mondo che gli sta intorno, io mi sento di dire che non credo proprio, mi dispiace dirlo, ma insomma, non credo proprio che l'anno prossimo ci sarà alcuna ripresa e non credo neanche che questa ripresa, se mai ci sarà, avverrà in tempi brevi. Io temo che dobbiamo abituarci ad una situazione di crisi che probabilmente diventerà una condizione strutturale di un sistema economico che ormai forse ha fatto il suo tempo. E perciò questa temo che non sia una situazione contingente, ma che questa difficoltà sia invece una situazione e una condizione appunto strutturale, cioè definitiva di questo sistema che a mio avviso ormai è al capolinea. Però vedremo. Sulle possibilità di lavoro in più rispetto ad oggi per giovani laureati, se io fossi dell'età di queste due ragazze, probabilmente, anzi sicuramente, cercherei di inventarmi un'attività nell'ambito, nel settore della sostenibilità. E io ho dei bambini piccoli, ancora non sono da età di scuole materne, elementari, non sono ancora pronti per l'università, ma quando arriverà il loro momento di fare la scelta di studi superiori e poi universitari, se le cose stanno come stanno oggi, io consiglierò sicuramente loro di sviluppare delle competenze quanto più approfondite possibili sul tema dell'economia territoriale, economia locale in chiave di sostenibilità ambientale e sociale. Io credo che questa sia la sfida che noi abbiamo di fronte. O riusciamo a costruire dei sistemi economici, non dico un nuovo sistema economico, ma un insieme, tanti sistemi economici diversificati fra loro, del tutto inediti, nuovi, e che riescono a coniugare benessere anche economico con la sostenibilità ambientale, io credo che abbiamo fatto bingo, per cui bisogna che soprattutto chi è giovane metta tanta testa, tanta riflessione su questo tema qua. E gli ambiti in cui esprimere questo bisogno di maggiore sostenibilità ambientale sono tanti. Per quanto mi riguarda, io penso innanzitutto all'ambito dell'agricoltura biologica, sostenibile e delle filiere corte, delle filiere produttive corte. Non so se questa cosa è utile a Beatrice e Roberta, ma hanno qualche anno meno di me. Che se sono neolaureate vuol dire che io per la mia età potrei essere loro padre, e quindi, visto che me lo chiedono, mi permetto di dare solo questo semplice suggerimento, indicazione. Peraltro non sono un analista economico e quindi non so dire se la ripresa ci sarà oppure no, però la paura che non ci sia è molto forte.